In quel tempo disse Gesù alla folla: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me, non perché qualcuno abbia visto il Padre. Solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Quante volte ho guardato il cielo, ma il mio destino è cieco e non lo sa. E non c'è pietà per chi non prega e si convincerà che non è solo una macchia scura il cielo. Il cielo. Non c'è uomo sulla terra in tutto il percorso della storia che non si sia fermato almeno un istante a fissare la volta del cielo. A differenza della specie animale che non deciderà mai di immortalare con lo sguardo un tramonto, gli uomini potrebbero passare ore intere a gustare le sfumature dei colori al nascere o al calare del sole, oppure le lucenti stelle schierarsi lentissimamente nel cielo notturno. Ed è proprio questa capacità contemplativa che ci fa diversi da tutto il resto della creazione. La verità è che il cielo nasconde un segreto, il senso per cui gli uomini vivono sulla terra. Per questo siamo attratti dal cielo. Ma vado oltre. Il cielo in sé non è la risoluzione dell'enigma. È nota l'affermazione attribuita al primo cosmonauta, il russo Gagarin, il quale, arrivato nello spazio, disse: «Qui non vedo nessun Dio». Certo, ci mancherebbe altro. Il cielo non è la dimora di Dio, né i cieli né la terra potrebbero contenerlo. Il cielo è semplicemente un'immensa finestra senza davanzale, senza telaio e senza vetri. Un'apertura e nulla più, spalancata al mistero di Dio. Al cielo ci si affaccia per guardare oltre, per tendere ad una meta che ci appartiene. Là, oltre il cielo, è casa. Per questo gli uomini non possono smettere di guardarlo. E non solo, non ci basta solo guardare. L'uomo ha sviluppato nel corso dei millenni una postura bipede, slanciata verso l'alto. Esiste certamente un nesso tra la posizione eretta della specie umana e l'esperienza di verticalità che accompagna da sempre la storia dell'uomo. Quindi l'uomo tende di sua natura a camminare verso il cielo, ma come arrivarci? Nessun uomo da solo può giungere al cielo nonostante sia strutturato per farlo. E anche come già testimoniato dal buon Gagarin, anche le stramoderne navicelle spaziali non ci basteranno per giungere a casa. Niente, ci occorre uno che sappia la strada, uno che dal cielo è venuto sulla terra con biglietto di andata e ritorno. Io sono il pane disceso dal cielo, dice oggi Gesù nel Vangelo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Ecco il segreto, ecco come fare per tornare a casa.